Ah, sono. Eccoci qua. Finita una stagione, tempo di bilanci. Tempo di bilanci. Bene, mi sembra. Il calcio di bilanci si fa male. Vabbè. Un buon campionato, la squadra ha fatto quello che erano le aspettative. Pertanto bene. 44 punti, non in classifica, una squadra di giovani, una squadra nuova, quindi tutto bene. Dopo l'inizio del giorno di ritorno ci si aspettava, dopo alcune partite vinte, ci si aspettava qualcosa di più, no? Quello è stato un momento dove così anche noi, anche io stesso, si pensava male di riuscire ad arrivare a fare qualcosa in più, perché a cavallo fra l'andata e il ritorno la squadra si era messa bene, in una posizione di classifica buona, invece dopo hanno fatto una serie di partite purtroppo andate male. Mi pare, se non ricordo male, sia nel giorno d'andata che nel giorno di ritorno sono stati fatti gli stessi punti. Sì, 22-22. Sì. No, qualche appunto alla squadra e all'allenatore? Qualche appunto? Sicuramente su un campionato qualcosina che si può ricriminare, qualcosa c'è, però vabbè, la squadra giovane si è anche ammesso qualche momento magari così, che qualche errore ci sta, ecco. Ecco, guardando adesso la classifica, Presidente, cioè, il vantaggio sulle squadre che sono retrocesse sembra abissale, no? Non opposto significa averne messe anche 9 dietro, insomma. È importante appunto sottolineare questo particolare, perché non dimentichiamo, all'inizio della stagione si era detto non sarebbe stato facile questo girone, visto che non si conoscevano appunto i valori delle altre squadre. Penso che anche questo particolare possa far sì che la stagione vada in archivio in maniera direi positiva. Sì, sicuramente, perché quando ci è toccato il girone questo qua, tutti siamo detti questo è difficile, questo ha squadre più forti, però anche questo diciamo che è da parte nostra, che come dicevi tu. Forse però, come diceva anche l'allenatore del Fidenza prima, un girone che per certi versi un po' deluso le aspettative, nel senso sì, che c'erano 3-4 squadre veramente fuori, e dopo le altre potevi giocartele con tutto, molto livellato verso il basso, con le diciamo ultime. Che rispetto a quello che noi pensavamo forse è un po' più basso come livello, ecco. Sì, ma anche l'altro, perché anche su altri girone, gli altri gironi mi sembra che sono due squadre, hanno fatto campionato a sé. Una questione di classifica più che soddisfacente. Sì, dai, no, benissimo, bene, perché siamo salvati con 3-4 giornate in anticipo, quindi bene. Piccola parentesi, si discuteva prima in... Sentiamo anche sì. Come pensate di mettere un mazzo di fiori su, oggi è proprio il 65esimo della tragedia del Superga? Forse c'è stata una dimenticanza. Così, sì. Fatalità come caschi proprio oggi. Sì, forse no, hai fatto bene a ricordarlo, forse non siamo stati attenti a questa cosa qua. Cercheremo di riparare magari nei prossimi giorni con qualcosa, ecco. Non so di niente, ma comunque un ricordo poteva essere stato fatto. Senti, adesso ovviamente si parla di futuro. Proprio questa è la domanda. Quando si parla di futuro? Abbiamo sentito, abbiamo visto la tua intervista. Ma il futuro, ho anticipato qualcosa. Voi siete ormai persone che conoscete bene come la piazza qua. Cioè io ho detto che da solo, ormai sono rimasto da solo, non è facile. Riuscire a portare avanti una serie B, una prima squadra, un settore giovanile da solo diventa difficile. Però io dico, la città c'è, è disponibile a aiutare. Perché diventa difficile riuscire a portare avanti la cosa. Allora, adesso il campionato è finito, hanno portato tutto a termine la stagione, noi siamo una società che mi ritengo a posto, non abbiamo nessun problema, cioè, vuol dire i giocatori sono tutti sistemati, tutti quelli, ecco. Però, santo Dio, bisogna adesso sedersi al tavolo, guardare e capire come può essere proseguito. Ma è a rischio anche l'iscrizione al campionato oppure no? Adesso siamo a maggio e 4 maggio,
Spero di no, spero di no, il mio augurio, ho già detto, mi sono un tifoso della squadra del calcio, sul presidente, quindi spero di no, però l'importante è che capiate che il problema è serio, ecco, il problema è che c'è. Gli sponsor non ce ne sono, perché silenzio Stefano, gli sponsor non ce ne sono, da solo diventa difficile, questo in maniera sintetica. Adesso vedremo, ci troveremo con la squadra, faremo un po' tutte le varie valutazioni, tutto. Il tecnico mi ha soddisfatto, può essere confermato. Sì, ma il tecnico ci ha soddisfatto, ha fatto il suo. Anche per lui era il primo anno di una prima squadra, quindi però bene, voglio dire, il campionato è stato quello che ci avevamo prefissati in agosto scorso. Nessuno aveva di dire andiamo, facciamo cosa. Questo è il nostro campionato, lo abbiamo fatto, abbiamo aspettato. Adesso le prossime scadenze. La chiusura la fate in settimana? Settimana facciamo la chiusura e dopo ci troveremo a parlare martedì la amichevole dopo. Del futuro? Martedì la amichevole dopo? Sì, abbiamo la martedì contro il Dolo. Sì, contro il Dolo, sì. Non ci ho sentito bene. Bene, ecco, anche così due parole con l'amministrazione che c'è sempre vicina, comunque come avevo già detto in precedenza, l'amministrazione nella persona dell'assessore, anche lui, anche loro ci sono vicini, vuol dire nel limite delle loro possibilità, perché anche per loro oggi risorse non è che ce ne siano tante, sono vicine. Voglio ringraziare tutti qua i tifosi, qua devo essere sincero, non è che ho visto sugli altri campi masse di tifosi, quindi forse è un problema generalizzato a tutto il calcio, ma devo essere sincero che qualche partita l'abbiamo fatta con tanti tifosi, quindi bene, voglio dire, penso che sia calmato come si può chiamarlo, attrito col nome o non nome, penso anche. Comunque il 25 maggio sono gli europei, no? Per questi politici si muovono, prendete una mano. Cioè, questo è il suo del discorso. Ti può rifarlo, se non mi volevo l'intervento dell'amico dottore. Quello che dico è il presidente deve, nel suo stato, e lo ha fatto la massa, però si vuole qualcosa di più in ciò sotto, bisogna che i politici si danno da fare e trovare le risposte, se no non si può fare niente. Perché nel plano di più difficile il campionato, Obiettivamente il problema esiste. Il problema esiste perché sto campionando qua con tutti questi nomi, è finto. Chiuso. chiuso.